Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con 20 voti a favore, 2 contrari e 3 astensioni, la risoluzione che esprime giudizio positivo sull'attività del Corecon nel 2021. La proposta di risoluzione approvata contiene anche le raccomandazioni ad estendere l'esperienza del patentino digitale a tutto il territorio regionale, a prestare attenzione alla possibilità di realizzare percorsi formativi specifici per gli insegnanti e a prestare attenzione al linguaggio di genere ai fini di educazione permanente dell'intera cittadinanza. Una valutazione ampiamente positiva perché, nonostante la difficoltà di questi anni di pandemia, il Corecom ha mantenuto tutti i suoi obiettivi, si è concentrato su progetti che in questi anni si sono rivelati strategici e importanti per la comunicazione in Toscana. Penso soprattutto ai progetti educativi con le scuole, il progetto del patentino digitale che insegna ai ragazzi come frequentare uno spazio sociale che spesso pensiamo di poter così occupare senza curarci minimamente delle regole della buona convivenza civile. Mentre il Corecom sta da anni lavorando a un progetto, appunto quello del patentino digitale, che è volto proprio a colmare questa lacuna. Abbiamo raccomandato nell'approvare la relazione del Corecom che questo progetto venga ampliato e possa diventare un progetto che riguarda e che tocca tutte le scuole della Toscana. Mi sono molto stupita perché i colleghi della Lega, che avevano unanimemente approvato la relazione in commissione, hanno poi cambiato idea in aula oggi, ma sostanzialmente le attività del Corecom da giovedì scorso a oggi sono rimaste immutate, sono sempre le medesime. Ma si sa che le opinioni politiche poi hanno delle loro logiche di agglomerazione e di consolidamento. Il Corecom si è dimostrato anche all'altezza delle aspettative dei toscani e delle toscane per quanto riguarda l'assistenza nei rapporti con i soggetti della telefonia, raccogliendo molte istanze e facendosi promotore secondo le competenze che la legge gli attribuisce. Abbiamo anche raccomandato al Corecom attenzione a 2 temi in particolare, che sono la formazione degli insegnanti, perché formando gli insegnanti si possono moltiplicare in senso esponenziale i benefici a favore della comunità dei giovani toscani e delle giovani toscane, e poi l'attenzione al linguaggio di genere, perché in questo campo un monitoraggio attento e una sorveglianza dei mezzi di stampa costituisce anche una forma di educazione diffusa di tutta la cittadinanza toscana. Abbiamo visto che la relazione è molto similare a quella dello scorso anno, nel senso che ormai il Corecom fa sempre le stesse cose e forse avrebbe bisogno di essere un po' rivisto. Quindi mi piacerebbe che si riportasse in commissione il discorso Corecom per vedere di adeguarlo ai tempi di oggi, perché sono molto veloci. Inoltre la riflessione più importante è politica, perché l'anno scorso a giugno la maggioranza ha presentato una proposta di legge, la 51, proprio sul Corecom, però è rimasta lì lettera morta, non si sa che fine abbia fatto. E questo non ci piace, perché avevamo già iniziato a preparare degli emendamenti per rendere il Corecom, diciamo, adatto ai giorni di oggi, perché ha bisogno appunto di una revisione, come dicevo prima, e invece niente, non se n'è più parlato, non è ancora stata portata in commissione, non si sa perché l'hanno presentata loro, e quindi ci domandiamo, ci sono dei problemi politici al loro interno? Forse. Allora, per queste questioni in aula ci siamo astenuti. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza una risoluzione sull'attività svolta nel 2021 dal difensore civico regionale Sandro Vannini e l'impegno a provvedere al più presto alla nomina di un nuovo difensore, visto che Vannini è passato alla direzione dell'Agenzia di Informazione della Giunta regionale. Nell'atto, inoltre, si esprime sostegno all'attività di conciliazione per il servizio idrico da estendere anche ad altri settori, come il gas, l'energia e i trasporti, e si stabilisce l'impegno alla valorizzazione del difensore con riferimento alle sue funzioni di tutela in ambito sanitario. Oggi abbiamo approvato, come ogni anno, la proposta di risoluzione della prima commissione sull'attività svolta dal difensore civico nel 2021. Sottolineando alcuni aspetti. Prima di tutto il ruolo di
non ancora formale ma sostanziale di garante per i diritti della salute dei cittadini, che l'ufficio del difensore civico sta svolgendo e ha svolto in maniera ancora più forte durante il periodo della pandemia, rispondendo e cercando di evadere centinaia di segnalazioni in raccordo con le aziende sanitarie e con le aziende universitarie. Inoltre si è sottolineato il lavoro che ha fatto l'impegno che c'è stato da parte dell'Ufficio del Difensore Civico per quanto riguarda il lavoro sul servizio idrico integrato, tant'è vero che la proposta di risoluzione comincia a far intravedere una prospettiva possibile, che è quella, anche visti gli esiti della gara sul trasporto regionale, che oggi è un lotto unico per tutta la Toscana, visti gli altri grandi servizi, rifiuti e gas, si comincia a pensare che l'ufficio del difensore civico, ove opportunamente potenziato, possa essere anche per quel tipo di servizio punto di riferimento anche formale per i cittadini, in accordo con le autorità che regolano queste materie sui servizi pubblici a livello regionale e nazionale. E ovviamente si prende atto delle dimissioni del presidente, perché ha ottenuto un altro del difensore civico, perché attraverso la decisione del presidente ha ottenuto un altro incarico, e si auspica la pronta sostituzione del difensore civico. Il nostro voto è stato condizionato proprio dalle dimissioni del difensore civico dottor Sandro Vannini. Consideriamo che si tratta di una figura strategica anche per l'ordinamento statutario regionale, in un momento peraltro delicato, perché come dimostra l'aumento delle istanze trattate dal difensore, ma anche le più diverse materie da lui trattate, potrei dire in materia di sanità, come siamo stati in questa situazione di pandemia e ne ha trattate di istanti al difensore civico, lasciare in questo momento crea oggettivamente delle difficoltà. Ci sono alcuni aspetti politici poi da considerare. Si sta per aprire una stagione di riforme anche per quanto riguarda le figure di tutela, e noi auspichiamo che si possa arrivare a una figura unitaria di difensore civico che possa rappresentare davvero tutti, la cui durata possa essere superiore a quella della consigliatura e che magari possa essere collegiale, in modo tale da trattare le varie istanze con singoli soggetti che siano ad essere veramente destinati. Il problema è sempre quello delle risorse, degli strumenti, del personale adeguato. Noi abbiamo espresso un voto contrario perché soprattutto le dimissioni ci hanno veramente lasciato un po' sorpresi. Si chiude una stagione, quella del dottor Vannini, che per quanto ci riguarda ha avuto molte più ombre che luci. Il dottor Vannini, durante il suo mandato, io ricordo lo scorso anno in Consiglio regionale, il collega Stella portò un resoconto di decine di migliaia di euro spese dal difensore civico in aperitivi, inaugurazioni di sedi, conferenza stampa e rimborsi di ristoranti. Non è questa la maniera con cui si lavora, non è questa la maniera con cui si lavora in un periodo di crisi come quello attuale. E l'avventura del dottor Vannini come difensore civico si chiude forse in una maniera ancora peggiore rispetto a come si era profilata durante gli anni. Difensore civico, non abbiamo capito se si è dimesso, se lo ha dimesso il presidente del Consiglio regionale perché si è accorto di un'incompatibilità. Fatto sta che a un certo punto il dottor Vannini, da difensore civico, si ricorda, probabilmente anche in virtù della sua vecchia militanza politica, ha fatto per 14 anni il consigliere comunale, prima dei DS e poi del PD a Siena, si ricorda della sua vecchia appartenenza politica, del suo vecchio patentino di giornalista, e decide di candidarsi e vince la selezione pubblica per andare a fare il direttore dell'organo di informazione della giunta regionale. A me risulta che quando si fa parte di un organo di diritto pubblico, di diritto privato o finanziato dall'ente pubblico che poi ti conferisce un incarico, prima di accettare un incarico o si sta 2 anni fermi, e non è il suo caso, o si spiegano le cause di incompatibilità. E quindi sono curioso, perché ancora non abbiamo visto gli atti, di capire come il dottor Vannini si sia potuto candidare al concorso per andare a fare il direttore di Toscana Notizie.
Quindi un periodo di più ombre che luci durante il suo operato, che si chiude con una bella zona d'ombra finale. Quindi il voto di Fratelli d'Italia, ovviamente, alla relazione che ne apprezzava l'operato, non è potuto essere che contrario. In occasione della giornata dell'Europa, che si celebra il 9 maggio, al Teatro della Compagnia di Firenze si è svolta l'iniziativa dal titolo Generazione Europa. I giovani toscani incontrano Joseph Borrell, organizzata dal Consiglio regionale della Toscana e dalla Commissione Politiche Europee e Relazioni Internazionali. Oltre 300 ragazzi, provenienti da tutta la Toscana, hanno incontrato Joseph Borrell, alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione Europea. Le giovani non pensano alla guerra, perché la guerra non è stata mai nel suo immaginario, no? E sembra che la pace è lo stato naturale delle cose, ma non è vero. L'Europa ha fatto la pace, è un grandissimo successo, ma non si valorizza, perché sembra naturale. Allora, qual d'altro, che cosa di più può fare l'Europa? E penso che l'Europa deve fare una cosa molto semplice e molto difficile, è sopravvivere nel mondo globale, perché siamo solamente il 5% della popolazione mondiale, perché hanno d'altri poteri molto più grandi che noi, dal punto di vista demografico, una crescita economica molto più forte, e se noi vogliamo sopravvivere nel mondo dobbiamo unirsi di più, perché siamo troppo piccoli. Questo penso che è il messaggio importante per la giovinezza. Gli ucraniani sono in guerra, sono i nostri amici, abbiamo con l'Ucraina un grande compromesso, abbiamo un association agreement, il più grande che abbiamo con nessun paese nel mondo. Allora dobbiamo aiutare l'Ucraina e dobbiamo fare pressione alla Russia economica. Certamente, perché non seriamo parte della guerra. Mi sembra elementare, non capisco perché la gente dice che non dobbiamo aiutare l'Ucraina. Se non l'aiutiamo, allora qua. Borrell è davvero un amico di Firenze e della Toscana. Ricordiamo che è stato per 3 anni, una decina d'anni fa, proprio qua come direttore dell'Università Europea. E il ruolo che a poco poi ha raggiunto quando ha svolto le sue funzioni in Spagna lo ha portato a essere designato dal governo spagnolo nella Commissione, e nella Commissione Europea svolge questo ruolo così centrale, fondamentale, come oggi quello degli affari esteri, e voi capite nella vicenda ucraina cosa significa la sua voce. Abbiamo parlato a lungo e ci siamo resi conto della determinazione che vi è nella Commissione Europea e quindi nei vertici dell'Europa a stare accanto al popolo ucraino, vivere la solidarietà, creare le condizioni perché tutti e 27 paesi dell'Unione Europea possano sostenere la politica delle sanzioni e la politica di aiuto a un popolo che in questo momento è un po' lo scudo dell'Europa. Perché di fronte a chi persegue disegni assurdi della grande Russia, parlo di Putin, è necessario essere vicini al popolo ucraino, perché l'identità di questo popolo, di questa nazione sovrana da cui da secoli si guarda come il riferimento dell'Europa centrale, è indubbio che significa affermazione della sovranità, affermazione di una autodeterminazione dei cittadini ucraini a scegliersi il proprio governo, oggi più che rappresentativamente espresso dal presidente Zelensky, e a difendere quelle condizioni di libertà e di democrazia che, se lasciamo andare in Ucraina, poi diventano per forza di cose messe in discussione in tutti i paesi europei. L'Europa è la nostra comunità di destino, il nostro sogno, il nostro futuro, e oggi, in questi giorni, Firenze e la Toscana sono capitali dell'Europa. L'Europa è però quella che vivono i nostri giovani, un'Europa che tende a costruire ponti e non ad alzare muri. L'Europa è il luogo in cui costruire accoglienza, solidarietà,
Senza l'Europa non sarà possibile risolvere questo conflitto. Dobbiamo essere in prima linea per dire che terminano le atrocità che i russi stanno portando verso il popolo ucraino. Noi continueremo ad accogliere, continueremo a fare la nostra parte. Vorrei un'Europa che non si volti dall'altra parte e vorrei che i giovani fossero protagonisti. Dopo tanto tempo in cui l'Europa è stata il luogo dell'austerità, oggi finalmente è il luogo in cui si può cercare di guardare con speranza e ottimismo al futuro uscendo da questa terribile pandemia. E a noi il compito di utilizzare bene le risorse del Next Generation EU, ai ragazzi quello di saper vivere in un luogo in cui non ci sono più barriere, in un luogo in cui ognuno di loro può prendere dai fratelli degli altri stati europei. È una sfida non semplice, siamo qui oggi a parlarne insieme ad una delle personalità più importanti della Commissione europea che con grande disponibilità ha deciso di mettersi a disposizione delle studentesse e degli studenti. Consentitemi di ringraziare anche il Presidente Gazzetti, tutta la Commissione Europa per l'importante lavoro che sta portando avanti. L'abbiamo voluto istituzionalizzare e credo abbiamo fatto davvero bene. Questa giornata dedicata all'Europa per noi è importante anche perché cerca di raggiungere un doppio obiettivo che come Commissione per le politiche europee del Consiglio regionale della Toscana ci siamo dati, ovvero ridurre le distanze tra le istituzioni centrali e i nostri territori e poi dare protagonismo alle giovani generazioni. Credo che grazie alla straordinaria disponibilità dell'alto rappresentante Borrell di interloquire, dialogare, rispondere alle domande delle ragazze e dei ragazzi, credo che insomma, si scriva una pagina, noi ci auguriamo bella, che non è un punto di arrivo ma è l'avvio di un percorso che noi insieme al Consiglio regionale, ringrazio il Presidente Mazzeo, insieme al Presidente della Giunta Gianni, che voglio citare come sempre attento a tutte le nostre proposte, noi come Commissione delle Politiche Europee, con un dibattito a più voci, che è il nostro bene più prezioso, cercheremo di proseguire su questa linea. Penso che la Commissione ha lavorato tanto in questi 2 anni, ci siamo dati un'identità, abbiamo fatto un grande percorso insieme. Però questa festa dell'Europa deve secondo me rappresentare in questo momento un punto di partenza, non una celebrazione, ma cercare attraverso l'ospite che è oggi qui ad ascoltarci, ma soprattutto a rispondere alle domande dei nostri ragazzi, possa darci quello che sarà l'indirizzo e il futuro dell'Europa.